Molto bene. Ok, partiti con la registrazione ufficiale. Stacco solo la videocamera così almeno risparmio un po' di dati e si sente meglio. Ok, bene, benvenuti a questa formazione, La ruota della vita. È la prima formazione, non so se avete fatto caso che ci sarà una nuova run, quindi un nuovo percorso di crescita a livello personale, professionale e di conseguenza finanziario, perché è importante ricordarci che la crescita esterna, quindi la crescita nella vita, deriva da una crescita interna. E questo qui è il primo, diciamo, scusate un attimo che tolgo le cuffie perché si sta ascoltando. Mi sentite? Sì, bene. Perfetto, basta che mi dite bene perché ho tolto le cuffie perché si stanno scaricando. E vi stavo dicendo che è il primo appuntamento di questo percorso che ci accompagnerà per 90 giorni e l'obiettivo, come ho scritto oggi nella chat, è quello di aiutarvi a mantenervi focalizzati e fare le azioni giuste, quindi crescere a livello di mentalità e a livello di abilità. La ruota della vita, non so se ne avete mai sentito parlare, è uno dei primi esercizi che si fanno quando si inizia un percorso di coaching, che è un po' per andare a definire quello che è la qualità generale delle nostre aree di riferimento. Quindi sapete che noi abbiamo più ruoli nella vita, facciamo più cose e per stare bene bisogna avere tutte le aree allineate, sia l'area personale, l'area spirituale, l'area lavorativa, l'area familiare. Quando c'è una delle aree che magari va bene, se c'è un'area che va bene e abbiamo Hai altre acceso la telecamera così. aree, Ezio, chiudi il microfono, grazie. Grazie. Bene, c'è qualcun altro con il microfono aperto? Ok, perfetto, molto bene. Tenete sempre sotto controllo i microfoni. E quindi quando c'è un'area della nostra vita che è in disequilibrio, potrebbe portare un disequilibrio tutto il resto della nostra vita. Quindi la qualità non è il massimo. Prima di iniziare, i miei consigli utili, come ho messo oggi nella chat, perché sono i consigli utili per Arale, sono i consigli utili per questa formazione, perché è importante essere consapevoli di come funziona la vita. Intanto non prendetevi in giro perché non siete qua, cioè qui non siete a scuola, nel senso non siete qua dipendenti. Siete delle persone che hanno scelto di cambiare la propria vita, hanno scelto di fare i promotori per cambiare e migliorare la qualità della vita e sappiate che per farlo bisogna fare determinate cose, bisogna cambiare la mentalità, bisogna cambiare il modo di pensare e di agire. E quindi se volete cambiare e migliorare dovete essere onesti con voi stessi, non potete cambiare un qualcosa che non riconoscete. Non dovete essere perfetti, quindi non dovete, ci sono delle persone che cercano la perfezione oppure se non si sentono a posto, non si sentono perfette, non fanno niente. Perché la perfezione non esiste, siamo in continua evoluzione, siamo in continuo cambiamento, in continuo progresso e quindi non è una cosa, la perfezione è una linea di tendenza, tutti i giorni bisogna fare qualcosa per migliorarci, quindi tutti i giorni fate poco, ma fate qualcosa per migliorarvi, agite costantemente, la goccia può scavare la roccia, fai anche poco tutti i giorni e vedrai che risultati ti sorprenderanno. Inizia adesso, quindi anche la formazione di stasera, mettila in pratica da subito. Perché se non lo fai oggi, non lo fai domani, non lo farai neanche dopodomani, non lo farai mai. Quindi devi metterti in condizioni di va bene imparare, ma se non metti in pratica poi dimentichi. E le mie tre domande, che sono le classiche che vi faccio sempre, sappiate che diventerà un po' un mantra, sapete quello che volete, soprattutto adesso che abbiamo finito la grande run e faccio i complimenti a voi per aver agito fino all'ultimo momento, qualcuno è riuscito a ottenere la qualifica, qualcuno ci è andato molto vicino, ma non importa. L'importante è che avete superato quel limite che avevate fino a ieri, perché quando superate un limite siete persone diverse, quando è superato il limite non si torna più indietro, quindi una parte di voi è cambiata. Sapete quello che volete, soprattutto poi domani, dopodomani, nei prossimi giorni andremo a identificare quello che è l'obiettivo della run dei 90 giorni. Perché le trasformazioni avvengono in 90 giorni. E se sapete, cioè visto, ve lo ricordo che siamo nell'azienda che fa trasformazioni in 90 giorni, quindi il rankel, le abitudini, le modalità si trasformano in 90 giorni. Quindi non diamo un obiettivo mensile, cerchiamo di capire da qua a 90 giorni che cosa volete avere, qual è il rank che volete ottenere. E sarà un percorso di cambiamento continuo,
costante e continuo fino a che non raggiungerete quello che desiderate. Scusate un attimo che devo fermarmi un secondo che arrivo subito, un secondo solo. Ok, rieccomi, quindi vi dicevo dovete sapere quello che volete, dovete avere un obiettivo ben definito e dovete sapere anche qual è il prezzo da pagare, perché ogni cosa ha un prezzo, la trasformazione ha un prezzo, il successo ha un prezzo, quindi non è un qua, se non ci fosse un prezzo da pagare lo avrebbero, tutti otterrebbero quello che vogliono, perché il prezzo è proprio quello di cambiare l'abitudine, cambiare l'atteggiamento, fare azioni nuove, pensare in maniera nuova, mettersi in gioco e magari prendersi dei no, è un prezzo da pagare. Sappiate che il network a me piace perché ti mette di fronte a tutti quei grandi ostacoli che hai trovato nella vita fino adesso, tutti quei grandi limiti che non ti hanno consentito di ottenere quello che vuoi. Quindi il network secondo me è la più grande palestra che possa esistere. E la terza domanda è: sei disposto a pagare questo prezzo? Perché se lo paghi, sei disposto a pagarlo, lo otterrai. Se non sei disposto a pagarlo, non otterrai niente. Parto da qua. Parto da questo omino qua, questo grande uomo, è Mike Craig, è un Crown Ambassador di Vibe. Crown Ambassador vuol dire che ha nella sua struttura una persona come Fabio, un Royal, un Diamond o un 3 Stelle. Quindi una persona che ha parecchi ambassador nella sua linea. E tenete presente che lui ne ha circa 700, no, forse 800 ambassador nelle sue linee. Quindi è un grande imprenditore, un multidecamilionario, una persona che ha guadagnato più di 14 milioni di dollari dal piano compensi di Vai. Quindi diciamo che è una persona che sa quello che dice, è un network di professione. E nell'ultimo ritiro che abbiamo fatto a Lampedusa ha detto una cosa che mi ha cambiato, ha cambiato proprio il mio modo di pensare. E non era una cosa che sapevo già, che non sapevo già, è una cosa che sapevo già, ma detto da lui mi ha colpito, perché ascoltare le storie degli ambassador, ascoltare le storie degli ED, ascoltare le storie delle altre persone, magari potrebbe anche essere un regional che dice quella frase, dice quella parola che ti fa cambiare completamente il tuo punto di vista. Quello che lui ha detto io lo sapevo già, però detto da lui ha avuto tutto un altro sapore. Eravamo a Lampedusa, 4 giorni abbiamo fatto un retreat con gli ambassador, quindi un ritiro, e l'abbiamo avuto con noi 4 giorni. Tra l'altro una persona deliziosa, perché è comunque disponibile con tutti, ad ascoltare tutti, dare un consiglio a tutti. Cioè è un qualcosa di veramente un grande, grande professionista e un grande, grande uomo. Non c'è stato un momento dove era da solo e dove non c'era qualcuno che gli faceva una domanda. E una domanda che gli hanno fatto, siccome il livello dopo la Crown è Global, che momentaneamente è il rank più alto che c'è in Vai, è una persona gli ha chiesto perché hai fatto il Crown e non hai ancora fatto il Global? E lui gli ha risposto: perché non ho ancora trovato il livello di pensiero che mi possa permettere di diventare global. Perché lui ha detto: se vuoi raggiungere un obiettivo, devi collegarti al livello di vibrazione di quell'obiettivo. Quindi lui, per arrivare al crown, ha dovuto usare un livello di pensiero e adesso non ha ancora trovato quel livello di pensiero che lo porta poi lo potrà portare poi al global. È proprio questo, la nostra vita dipende dalla qualità dei nostri pensieri, dipende da che tipo di pensiero alimentiamo, perché lasciate stare quello che può essere una vena new age, una vena spirituale, dove dicono che il pensiero crea, tu devi pensare a tutte queste cose qua, che sono molto interessanti, ma dal punto di vista fisico, dal punto di vista della quantistica, il pensiero è una vibrazione, è un'energia. L'energia crea un campo magnetico, il campo magnetico attira e respinge. Cioè noi attiriamo nella nostra vita quello che noi pensiamo, perché in base a come pensiamo agiamo, in base a come agiamo creiamo dei campi magnetici che ci fanno attirare le situazioni. E ci sono due cose che attiriamo nella vita, o quello che desideriamo o quello che temiamo, dipende da quanto noi lo alimentiamo. E lasciamo stare quello che è il discorso del crown. Oggi qui tra voi ci sono persone che sono appena entrate, sono persone che magari hanno già avuto un rank. Sappiate che per ogni livello di carriera ci vuole quel tipo di pensiero adatto. Se io sono entro e sono active associate, se non ho il livello di pensiero del director non lo farò mai. Cioè, quindi devo ascoltare le storie del director, ascoltare la storia delle persone che prima di me hanno ottenuto quello che voglio io, perché se non attivo quel livello di pensiero non arriverò mai. Perché se oggi non hai ancora fatto quello che tu vuoi fare
è perché non hai ancora pensato come quello che tu vuoi diventare. Quindi entrano, che magari cominci a dire non ce la posso fare, le persone non mi rispondono, le persone non comprano. Ragazzi, è capitato a tutti, capita a tutti, però se rimango con quel livello di pensiero rimarrò lì dove sono. Cioè io devo, appena entro, agire già da Rising Star, cioè sapere comportarmi con una persona che ha già tre persone in struttura. E quando parlo con le persone, dico, guarda, tu sei la terza persona, sei la quarta persona che entra in squadra con me. Anzi, parti adesso così avrai più vantaggi, ti aiuterò io, poi io farei resistere. Cioè, tu devi dare per vero già quello che tu non hai ancora. E questo è un po' quello che è successo a me quando sono diventato ambassador. Avevo il livello di pensiero dell'ambassador. Chi mi conosce e ha visto tutta la mia trasformazione, adesso non so chi c'è in linea perché non vedo chi c'è, io ho cominciato a pensare da ambassador appena mi sono iscritto, perché pensavo proprio come un ambassador, ho agito come un ambassador e mi sentivo un ambassador da subito, e quindi è quello che mi permetterà. Io entravo in sale e dicevo, io a giugno sarò ambassador, io a giugno sono diventato ambassador, quindi è quello che mi ha portato lì. Quindi voi, se volete passare al livello successivo, dovete pensare con il livello successivo di pensiero, cioè dovete pensare come quel rank che volete ottenere. Se siete a dovete pensare come un director, se siete director dovete pensare come un'area director, e così via. E vi aiuterò in questo percorso, una cosa... Francesco, stacca il microfono, c'è una cosa che puoi passare, vi aiuterò a fare questo passaggio, vi aiuterò a ottenere i vostri risultati. Però quello che vi chiederò sarà attenzione, sarà presenza, sarà partecipazione, perché io in questi 90 giorni vi dirò che cosa c'è da fare e soprattutto come farlo. Affidatevi al sistema. Iniziato che si chiama Run to Freedom, aiutare le persone, la mia missione è aiutare le persone a raggiungere la libertà spirituale, personale, professionale e finanziaria. C'è anche una prima parte che non ho scritto, che è quella di aiutare le persone a superare i propri limiti. Il network, come vi ho detto prima, è lo strumento migliore che aiuta le persone a superare i propri limiti, perché te li sbatte in faccia. Perché se tu vuoi cambiare, se tu vuoi tenere di più, devi superare quel limite. Se non l'hai ancora superato, se non l'hai ancora passato, sei ancora dove sei. Quindi se vuoi veramente cambiare, c'è quella cosa che non hai mai fatto, e se non la fai non otterrai mai quello che tu sogni. Sì, tutti vogliono diventare ambassador, ma pochi sono disposti veramente a farlo. Io voglio che voi veramente diate il massimo, fidatevi di me e io vi accompagnerò passo passo, vi prenderò per mano e vi porterò dall'altra parte. Non sarà facile, qualcuno di voi smetterà, perché è la costanza che fa dall'altra parte. Qua ci sono degli sportivi, ci sono Cinzia e ci sono Ezio, che sono dei grandi sportivi, e sanno che non puoi allenarti un giorno, ti devi allenare tutti i giorni se vuoi ottenere risultati. Se tu vuoi correre una maratona, ti devi allenare tutti i giorni. Se tu vuoi correre il Tour de Jean, devi allenare tutti i giorni. E anche qua, se vuoi avere successo, ti devi allenare tutti i giorni. È la stessa identica cosa. Non potete ottenere dei risultati se non vi mettete in condizione di agire costantemente. Il mio compito è questo, aiutarvi a essere costanti. Voi cosa dovrete fare? Se volete salire a livello successivo, essere costanti con me e agire con me. Io sono qua. Quindi, quello che dicevo prima, se oggi tra quello che avete o quello che vi manca, il vostro bisogno, che è quello che voi alimentate di più, e il vostro sogno, se non l'avete ancora ottenuto, c'è un limite. C'è quell'atteggiamento, c'è quel pensiero, c'è quell'azione, c'è quell'abitudine che non avete cambiato ancora, o quella paura che non avete superato. Finché non la superate, rimarrete nel bisogno, rimarrete sempre in quello che vi manca. E per fare quel passaggio, un po' come dice Mike Craig, per andare nei livelli dei sogni, per realizzare i vostri sogni, dovete pensare come se i vostri sogni fossero già realizzati. E negli strumenti di VAI abbiamo il GST. Il GST è una delle prime cose che ti fa fare subito dopo aver settato i tuoi obiettivi a livello di trasformazione fisica, è quello di settarvi in direzione dei vostri sogni. Tante persone lo fanno, qualcuno non lo fa,
qualcuno lo vede tutti i giorni, qualcuno non lo guarda più. Cioè, voi dovete rimanere tutti i giorni focalizzati sui vostri sogni, tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni alimentare, tutti i giorni scrivere la vostra storia, tutti i giorni visualizzare la vostra storia. È quello che ha permesso a Fabio di arrivare adesso al parallelo automatico a ottobre, a riempire il parallelo automatico. Nella sua testa c'era già quel parallelo automatico pieno. Se voi vedete la vostra visione mentale, alimentata dai vostri pensieri, la vostra esperienza è: non ce la posso fare, mi mancano le tre persone, mi mancano i promoter, non ce la farete mai. Perché avete il livello di pensiero che vi porterà quella roba lì. Invece la vostra testa dovete vedere già la vostra downline piena, essere ambassador, essere sul palco, essere un regio, non lo so. Ma voi dovete vivere quel livello di vibrazione, perché è quello che vi permetterà di agire, è quello che trasmetterete alle persone, perché quando parlerete con le persone non parlerete da Activa Società, ma parlerete da ambassador. L'ambassador prima nasce dentro e poi avviene fuori. Se tu non sei ambassador dentro, non lo sarai mai fuori. Adesso dico ambassador come figura di riferimento, ma successo, gli sportivi, ed Ezio mi ha, anche lui l'ho ascoltato, ma ha cambiato. Cioè è una cosa che se poi già qualcuno ha detto Ezio, ma detto da lui ha avuto tutto un altro sapore. Lui ha detto che è riuscito a finire il Tour de Jean perché aveva già visto la fine in testa. Cioè dentro la sua testa lui era già arrivato. Tante persone hanno smesso perché non pensavano di farcela. Tante persone hanno smesso perché pensavano di non farcela. Chi è che perde in vai? Chi è che non ce la fa? Chi nella sua testa ha già perso, chi nella sua testa ha già fallito, chi nella sua testa ha già smesso, chi nella sua testa lo trova difficile, chi nella sua testa dice che è impossibile lanciare le sande, chi nella sua testa dice che è impossibile lanciare Genova, chi nella sua testa dice che è impossibile convincere le persone a mangiare diversa, in maniera diversa. E invece chi c'è nella sua testa, il lancio delle piazze, sa che si può fare, ce la farà. Quindi qual è il vostro livello di pensiero? Dove state portando la vostra attenzione? A che cosa state pensando, come state pensando, come state agendo? Ragazzi, questo è il sistema. Bravi, sì, molto bene, fare GST, fare telefonate, ma se non hai quel livello di pensiero non riuscirai mai a fare quelle telefonate. Non le farai, ma non saranno efficaci. Vi aiuterò in questi 90 giorni a pensare, a connettervi alla vibrazione dei vostri sogni. E così andremo insieme a realizzarli. Dove passate la maggior parte del vostro tempo? Che cosa alimentate? Quello che vi manca? Quello che non vi piace? Le cose che non vanno bene? I vostri bisogni? O alimentate i vostri sogni? O visualizzate la vostra vita ideale? O visualizzate quello che volete ottenere? Vito, non ti sento. E quindi io voglio correre verso la libertà. Voglio portare più persone possibile alla libertà. La libertà di scelta, la libertà di essere se stessi, la libertà professionale, di decidere con chi lavorare, la libertà economica e la possibilità di decidere di andare dove voglio, quando voglio, con chi voglio. Di spendere il mio tempo dove voglio, con chi voglio, quando voglio. Ed è, insieme alla salute, la più grande risorsa della vita. Il tempo e la salute, perché senza tempo e salute si fa fatica a gestire i propri effetti. Requisiti per partecipare a questa run e poi partiamo con la formazione. Tutti possono avere di più, quindi la run è aperta a tutti, ma solo pochi lo ottengono. Ognuno di voi si autogestirà per verificare e allenare la propria autodeterminazione. Ieri sera eravamo a Genova e una persona ha chiesto come posso motivare le persone, come posso farle ottenere di più. Non puoi tu, non puoi tu. Il tuo unico compito, come dice Black Man, come dice Fabio, come dice San Nicola, è andare a cercare in profondità le persone che lo vogliono fare. Purtroppo, o fa parte dei giochi, non tutti lo faranno. Perché, come vi ho detto prima, tutti vogliono cambiare la qualità della loro vita, ma pochi sono disposti a pagare il prezzo. Quindi, siete volontari? Non siete dipendenti di nessuno? Io so che adesso non mi riferisco a voi che state ascoltando in questo momento la Zoom, perché la metterò registrata, quindi la ascolteranno altre persone. Alcuni di voi smetteranno, alcuni di voi non ce la faranno, ma anche fuori non ce la fanno. Perché? Per mille motivi, perché non hanno superato il limite, perché non hanno voluto pagare il prezzo. Per mille motivi, non c'è un motivo solo.
e le persone che ce la fanno sono persone che si autodeterminano. Io non posso chiedere a voi di fare delle cose che non volete fare. Io vi posso dire che cosa potete fare per ottenere dei risultati, perché io l'ho ottenuto. Vi posso dire, e io l'ho ottenuto perché qualcuno mi ha detto che cosa fare. E anche Fabio. Fabio ha avuto, immaginate che Fabio ha sponsorizzato, ha scritto tante persone, ma non tutte sono diventate ambassador. Perché? Perché non tutte si autodeterminano. Requisiti. Ognuno farà quello che per me, per sé è meglio. Ognuno farà quello che per sé è meglio. Verificate e allenate la vostra autodeterminazione. È l'unica cosa che vi porterà, perché siete voi che decidete di passare a livello successivo e siete voi che passerete a livello successivo. Ok, dinamica, focus. Ogni giorno saranno gli esercizi per mantenere viva l'attenzione sull'obiettivo. Ogni giorno andremo a svilupparci con training live e online per aumentare le skill. Cioè, tutti i giorni no, tutti i giorni non vi farò dei training, anche perché non posso fare 90 training. Magari qualche volta vi darò qualche training già fatto da andarlo a vedere, e magari ogni 2, 3, 4 giorni farò dei training. Comunque, come avete visto, per fare in maniera tale che voi abbiate un calendario, inizio settimana io do sempre l'agenda della settimana. E poi community, andremo a fare delle experience insieme per vivere meglio la by life. Questo è tutto quello che faremo insieme in questi 90 giorni. Quindi potranno partecipare a questa run, vedranno le formazioni, vedranno gli esercizi. Quindi un consiglio: se avete dei promoter, delle persone nelle vostre linee che non sono all'interno della chat, metteteli subito, perché non andrò a fare nessun'altra chat se non in questa. Ok, questa qui è un po' la premessa. Quindi per determinare l'obiettivo devi sapere da dove parti. È ovvio che prima è importante sapere qual è il punto di partenza, cioè qualunque viaggio parte dall'inizio. Quindi oggi, un po' il compito di oggi, è quello di identificare con voi a che punto siete nella ruota della vita, quali sono le aree, qual è il punteggio che date alla qualità della vostra vita. E la consapevolezza, se non sono consapevole, se mi prendo in giro, se non sono obiettivo, se non so realmente da dove parto, è difficile riuscire ad arrivare, perché se voglio arrivare a Roma, diverso se parto da Genova, se parto da Milano, se parto da Torino. Quindi se parto da Milano saprò che dovrò fare una strada, se parto da Roma, da Genova, so che devo fare un'altra strada. Quindi oggi andremo un po' a determinare qual è il vostro punto di partenza. Poi determineremo il vostro obiettivo, che magari è già stato determinato, l'avete già creato. Cos'è la consapevolezza? Non essere consapevoli vuol dire non esistere, perché non sappiamo dove siamo, non sappiamo chi siamo e quindi non sappiamo niente, non siamo niente. La ruota della vita. Ecco, la ruota della vita è, come vi ho detto prima, un esercizio che si fa spesso, è un esercizio che arriva dalla programmazione neurolinguistica, dalla PNL, che è un sistema per andare a migliorare la comunicazione neurolinguistica, quindi la comunicazione del cervello. Spesso nei percorsi di coaching si fa ed è un qualcosa che funziona, e io vi consiglio di farlo oggi e di farlo anche altre volte, perché vi dà un po' la mappa della vostra vita. Queste qui sono le aree che io ho identificato. Diciamo che queste per me sono le 8 priorità della vita. È ovvio che poi ognuno di voi potrebbe metterne altre, cioè dovrebbe definire in base ai propri ruoli, in base al proprio lavoro, quali sono le priorità della propria vita, quali sono le aree della propria vita sulle quali lavorare. Io ne ho fatte 8 generiche che possono andare bene per tutti. La prima è l'area della famiglia intesa come famiglia
genitori, cugini, figli, fratelli, quindi una famiglia non acquisita, la famiglia d'origine, una famiglia di radice, quindi il rapporto con i vostri genitori, il rapporto con i vostri fratelli, il rapporto con i vostri familiari e il rapporto con i vostri figli. E qui ci possiamo mettere anche quelle che sono le relazioni familiari, quindi la qualità delle vostre relazioni sentimentali. È ovvio che chi non è sposato può metterlo pensando magari al partner, alla fidanzata, quindi la famiglia, quindi quello che potrebbe essere o la famiglia che è già o la famiglia che vuoi costruire, quindi relazioni sentimentali familiari. Poi salute e forma fisica, quindi qui noi lavoriamo nel mercato della salute e della forma fisica, quindi è un valore per me importante, la crescita professionale, perché quello che facciamo, l'attività che svolgiamo, è molto importante perché spesso ci occupa una buona parte della nostra giornata e della nostra vita. E fare un qualcosa che non ti piace tendenzialmente non ti fa stare bene. E quindi la capacità o la possibilità di crescere a livello professionale. E potrebbe anche essere che questa formazione può essere anche applicata a qualcuno che oggi fa un lavoro tradizionale, da dipendente, la possibilità di avere la crescita, di essere soddisfatti a livello professionale. Poi la crescita personale, quindi lo sviluppo della mente, della propria spiritualità, quello che vi ho detto prima, come ha detto Fabio all'ultimo Vitality, se non cresci dentro non cresci fuori. Quindi è molto importante la crescita interiore, che sia a livello mentale e spirituale, se no tutto il resto non funziona. Lo svago, il tempo libero, gli hobby, le relazioni sociali, secondo me sono una cosa molto importante nella vita di un essere umano. E poi ovviamente la prosperità, l'abbondanza, il lifestyle, la possibilità di viaggiare, di avere macchine, case, quello che volete, quindi non avere più il problema dei soldi. Per me queste qui sono le 8 aree della vita che quando sono in equilibrio tra di loro vuol dire che sto bene. Se c'è un'area in disequilibrio, questa potrebbe essere, dipende sempre dal disequilibrio. Se è accennato, magari non è influente sulla qualità generale. Se invece è accentuato, potrebbe creare dei problemi nella mia vita. Quindi oggi vi chiederò di fare un po' il punto zero di queste 8 aree della vita. E qui le ho messe, diciamo che se volete, ecco qua, effettivamente qua ce n'è una in più. Avevo messo il 2, 4, 6, 8. E cos'è che cambia dall'altra? 2, 4, 6, 8. Non so, ce n'è qualcuna in più o qualcuna in meno? Ah, di là sono 6, mi sa. Vedere? Scusate, sì, sì. Sono 6. Ah, ok, bene. Allora, niente, per questo mi sono sfuggito e devo fare 8. Quindi partite su 8. Adesso mi è venuto in mente, adesso guardando, che mi sono dimenticato, avevo splittato la relazione di coppie e la famiglia e poi avevo messo il sociale. Quindi sappiate che sono 8 le aree e poi andrò a modificare la... Mi sembrava che mancasse qualcosa. Vado a modificare la slide. Quindi salute e forma fisica, relazione di coppia, famiglia, svago e tempo libero, il lavoro, lo spirito e la crescita personale, quindi lo studio e altro, il sociale, quindi il rapporto con gli altri, e le finanze, perché sono molto importanti. E non, insieme non ci sono lavoro e finanze, perché sono due cose diverse. Magari sono persone che fanno un lavoro che gli piace, ma gli fa guadagnare poco, e sono persone che invece fanno un lavoro che non gli piace e gli fa guadagnare tanto. Quindi non è detto che siano la stessa cosa lavoro e finanze, possono essere due aree diverse. Per sentirti bene devi trovarti in giusto equilibrio tra i diversi aspetti, come vi ho detto prima. Se concentri l'energia su una singola area, potresti trovarti in squilibrio e trascurare i valori. La valutazione che vi chiedo di fare è in base, diciamo, un po' a quella che è la soddisfazione generale di quell'area lì, e un po' anche in base al tempo che gli dedicate. Se io dedico tanto tempo al lavoro e trascuro la mia vita privata, oppure dedico tanto tempo al lavoro e non ho risultati, sappiate che non posso essere soddisfatto se dedico tanto tempo e non ottengo risultati. Quindi a quel punto lì o devo cambiare strategia o devo cambiare lavoro, cioè finché non sono consapevole di quello che faccio non potrò mai cambiare. Quindi la riflessione che mi invito a fare oggi, torno indietro se volete fare una foto di questa ruota, se volete ve la mando poi anche come file stampabile,
fate un po' il punto della situazione della vostra vita. In base, cioè date una valutazione di queste 8 aree in base a quanto siete soddisfatti, ma anche relativamente. Chi è che senti i cani? Chi è che c'è i cani sotto? Ce l'ho io. Stacca il microfono. Aspetta. Perché non riesco qua? Aspetta, faccio io forse. Sì, non lo trovo qua. È in basso a sinistra. T'ho mutato io. E quindi date un voto alla vostra area in base al tempo che gli dedicate e la soddisfazione generale. Ok. E per rimediare necessaria avere una visione d'insieme della vostra vita, quindi oggi facciamo un po' il punto della situazione per vedere che cosa c'è da migliorare e magari vi renderete conto che sono delle aree che sono in disequilibrio e sono quelle che magari vi portano via tempo, energia, e vi permettono magari di dedicarvi in maniera tranquilla e entusiasta sulle altre aree. La ruota della vita è un esercizio che può veramente aiutarti tantissimo. Quindi uno definisci il tuo grado di soddisfazione, quello che vi ho detto prima, in una scala da 1 a 10, considerando il 6 il sufficiente, come se fossimo a scuola. Quindi se è scarsa è tra il 2 e il 4, se è insufficiente è il 4 e il 5, se è sufficiente è il 6 e così via arrivare fino ai punti massimi. Una volta che l'avete fatto, colorate l'area. Cioè, ad esempio, se per voi è 6, colorate dal 6 fino allo 0, se è 4 dal 4 fino allo 0 e vi renderete conto che se è disequilibrato è equilibrata. È ovvio che come la ruota gira bene se è omogenea. Se c'è un'area 8 e un'area 2, sapete, non gira bene quella ruota lì, è una ruota che non gira bene. Quindi l'ideale è portare tutte le aree, le 8 aree in equilibrio. Non dico tutte a 10, però magari tutte a 6. Tutte a 7, tutte a 8, e quando le aree sono in equilibrio. La consapevolezza positivizza la tua vita. Sono delle aree da cambiare completamente. Quale sarebbe il tuo livello di attenzione ideale per ogni area? Qual è l'obiettivo che vuoi raggiungere in ognuna di queste aree? Qual è l'obiettivo? Come vuoi? Vuoi la vita 8, vuoi lo svago 8, vuoi lo svago a 10, non lo so. Cioè decidi tu qual è il livello ideale di soddisfazione in quell'area. Perché ad esempio se lavori tanto, guadagni tanto, ma non hai tempo libero, non hai tempo da dedicare alla famiglia, sinceramente, prima o poi andrai in frustrazione. E questo non ti permetterà di vivere nel benessere. E l'ultimo punto, pianifica le azioni necessarie per raggiungere l'equilibrio ideale. Quindi comincia a dare delle priorità su quale area lavorare e poi definire la strategia per realizzare quello che tu vuoi. Nei prossimi giorni faremo anche una formazione sulla gestione del tempo, su come identificare le priorità, su come cambiare la qualità della propria vita e su come passare al livello successivo. Quindi uno, definisci il grado di soddisfazione. Due, consapevolizza come appare la tua vita, se è equilibrata o disequilibrata. 3. Fissa l'obiettivo, che tu vuoi raggiungere, come vuoi cambiare la tua vita. E 4. Pianifichi le azioni che ti permetteranno di cambiare la qualità della tua vita. Ricordatevi sempre che tra quello che avete e quello che volete c'è sempre un limite che va superato. E ultima cosa, qual è lo stato emotivo collegato quando guardate quella ruota? Qual è lo stato emotivo che provate? Se siete vittime del vostro stato emotivo, della vostra vita, se non è una bella vita sarete frustrati e depressi. Se invece avete capito che lo stato emotivo lo gestite voi attraverso i pensieri, perché se oggi guardo quello che mi manca, se oggi guardo quello che non va, è normale che se non sono padrone dei miei pensieri non starò bene, sarò preoccupato e di conseguenza le mie emozioni saranno basse. Ma se io invece di guardare quello comincio a guardare quello che posso migliorare, quello che posso avere e nella mia testa immagino quello che voglio, quello che posso avere, lo visualizzo come se l'avessi già ottenuto, capite che col tipo di pensiero crea un'emozione differente e io mi connetto a un'energia differente, ottengo qualcosa di differente. Quindi non guardate quella ruota della vita come per dire ecco, cavolo, sono sfigato, hai visto che mi va male questo. Immaginate dal partito da lì e immaginate come potrebbe essere la vostra vita se quell'area
la portaste a 7 o 8? Come cambierebbe? Che cosa bisogna fare per portare la vostra vita da 2 a 7? Decidete su quale area lavorare e in questi 90-180 giorni andremo a lavorare per fare in maniera tale che le vostre aree siano equilibrate. Ad esempio, è un esempio banale, per quanto riguarda lo sviluppo mentale, la mente e la spiritualità, io tutte le mattine nella mia routine c'è una visualizzazione di 5, 10 minuti, 3 minuti, non lo so, io faccio la visualizzazione della mia giornata, faccio la visualizzazione della mia vita, poi studio inglese, studio un pochettino, leggo dei libri, adesso sto leggendo il libro di Roberto Re, e quindi mi curo tutti i giorni, curo la mia mente e il mio spirito. E poi, prima non lo facevo tutti i giorni, adesso ho iniziato con la sfida dei 90 giorni, tutti i giorni faccio un minimo di attività fisica. E come faccio a farlo per curare, per gestire la mia pigrizia? Se avete visto, ho messo giorno 1 di 90, giorno 2 di 90, quindi il mio impegno mi mette in condizione di autodeterminarmi, autodisciplinarmi. Quindi tutti i giorni io devo fare un post su quello che riguarda l'attività fisica o la forma fisica, quindi forma fisica e salute. Può essere un post magari sull'alimentazione, può essere un post sull'attività fisica, però tutti i giorni per 90 giorni metterò un post, una storia che farà vedere che mi sto prendendo cura di me. Quindi io ad esempio ho deciso di lavorare bene su questi due aspetti qua, salute e forma fisica e il mente e spirito, perché in questo momento sono prioritari. Primo perché comunque mente e spirito mi fa bene, mi fa stare bene. Invece per quanto riguarda la salute e forma fisica, al di là di quello che può essere l'aspetto ovviamente di benessere, di salute personale, e anche dal punto di vista della coerenza, perché nella nostra piattaforma parliamo di vita, salute e prosperità e non possiamo avere la pancia, secondo me, e non possiamo non essere in forma noi, perché se parliamo alle persone di mettersi in forma, di fare attività, il mio cervello, il mio pensiero deve andare a livello successivo. E questo è un po' quello che dobbiamo fare, cioè i saltatori con l'asta raggiungono dei record perché si cimentano in un nuovo record. Se nessuno si mettesse mai in condizione di superare i propri limiti, non avremmo mai superamento del record del salto in alto. E un po' il salto in alto a me piace, è un po' come la corsa alla qualifica. Se voi non fate qualcosa di diverso, se voi non espandete il vostro limite e arrivate vicino e dite no, oggi non salto, no, oggi salto come il mese scorso, comprenderete che non andrete mai oltre quel limite. Quindi quel limite lì è da superare e al di là di quel limite lì c'è tutto quello che desiderate. Se arriverete alla fine davanti al limite e tornerete indietro, ragazzi, non ce la farete mai. Il saltatore dell'asta, il saltatore in alto sa che deve superare il limite. E questa è una frase di Ayrton Senna. Pensi di avere un limite, così provi... Scusate un attimo che devo togliere la vostra cosa perché sennò non lo vedo, perché non lo so a memoria. Ok. Pensi di avere un limite, così provi a toccare questo limite. Accade qualcosa. Immediatamente riesci a correre un po' più forte. Grazie al potere della tua mente, alla tua determinazione, al tuo istinto e grazie all'esperienza puoi volare molto in alto. Ayrton Senna. Quindi quando è un limite, ci devi arrivare vicino. Quando ci arrivi vicino, accade qualcosa. Immediatamente riesci ad andare più forte. Riesci... È come il livello, quando hai fatto il regional devi portarti al national, cioè portare all'estremizzazione le tue azioni, perché se vuoi cambiare il rank devi pensare in maniera diversa, ma devi agire in maniera diversa. Le persone che non fanno il salto di livello. Io voglio che voi facciate il salto di livello. Io ho deciso di fare questa run per portarvi tutti dall'altra parte. Vi porterò a superare quel limite. Quello che vi chiedo io è di essere costanti, di essere presenti, perché il focus, vi darò focus, nel senso vi aiuterò a essere focalizzati sul vostro obiettivo, vi darò le informazioni e vi aiuterò a sviluppare quelle skill, quelle abilità che vi permetteranno di passare dall'altra parte. E questo è quello che vi prometto che farò in questi 90 giorni. Sarò costante con voi, agirò con voi e insieme andremo a prenderci quello che ci spetta.
aspettate che stacco la registrazione e potete farmi le domande.